Stiamo partendo, silenzio. Prima di promuovere questo libro, com'è? Leo c'ha sempre ragione, c'ha sempre, eh? Nonostante la Champions, il Napoli ha fatto i suoi 3 gol. E fra un po' rientrerà un giocatore dal nome Amin Younes, che non è di certo un fenomeno, ma ai tempi io dissi che era meglio un Younes che un Borini, perché Younes almeno ha 25 anni a prospettiva ed è ugualmente duttile. Com'è che Leo c'è sempre ragione? Comunque, veniamo adesso a questo libro qua che vi sto per presentare. Il terzo incomodo, le pesanti verità di Ferruccio Mazzola. Per chi non lo sapesse, Ferruccio Mazzola è il fratello di Sandro Mazzola. Vi consiglio vivamente la lettura di questo libro, perché questo libro smaschera delle cose che a certi amici calcistici, perché ogni tifoso è un amico calcistico, non piace, ma bisogna dire sempre i fatti come stanno, perché vedete, ognuno ha i panni sporchi, non ce n'è problema di dirlo, cioè non c'è problema tra virgolette, purtroppo la storia è questa, non c'è problema ad ammetterlo, ma la cosa che io critico è quando non lo si vuole ammettere. Io da milanista, il Totonero, lo ammetto, ho pagato giustamente, però quando gli altri commettono delle cose non corrette e A non lo vogliono ammettere e B non ne pagano, lì mi incazzo. È lì il fattore non è che se non l'hai fatto non l'hai mai fatto, perché purtroppo nel calcio, dove ci sono i soldi, spesso e volentieri succedono cose che non vorremmo. Perciò io ho attaccato la Juve l'anno scorso, vi ricordate, e lo dico sempre, che nella sua storia ha ladrato parecchio, non sto parlando di quest'anno ma in generale, e i juventini ciò non lo vogliono accettare. Comunque adesso, cari interisti, che vi sentite sempre puliti, leggetevi questo libro e vi leggo un commento molto bello da parte di un utente che scrive: libro scritto molto bene con un ottimo editing. Ma al di là di questo dettaglio non trascurabile, il libro è importante e va ben oltre la mera rivalità calcistica. A chi scrive, come ho letto in una recensione qui su IBS, che è stato scritto per astio e invidia, bisognerebbe documentarsi prima di parlare. L'Inter, che piaccia o meno, è stata la prima squadra, squalifica per giunta di 3 sui giocatori, accusata di doping, e quella squadra era proprio quella di Herrera. Basterebbe leggere Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, non due giornali minori dell'epoca. Per quanto riguarda questo libro, vi è anche una sentenza che dichiara che le notizie raccontate dal meno celebre dei Mazzola sono vere. E qualche giorno fa lo ha persino confermato il fratello Sandro, che sempre disse, anche qui basterebbe documentarsi, mio fratello ha ragione, ma i panni sporchi vanno lavati in famiglia. Tipico atteggiamento, decidete voi. Che è un tipico atteggiamento di voler nascondere le cose. Quindi vedete che, cari amici interisti, non ve lo dico per andarvi contro, ma per farvi svegliare. Vedete che l'Inter non è assolutamente la squadra pulita e come vi autoreclamate, cioè deve finire questa superiorità morale che sentite di avere addosso unicamente voi. Quindi vi consiglio vivamente di leggere questo libro e come sempre ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un caro saluto dal vostro Leo.